Sapevo di trovarti qui. Ci sei sempre quando ho bisogno di te. Lo sai com'è fatto? È geloso. Ieri ero uscita per il compleanno di Anna e non mi sono accorta che si era fatto tardi. Quando sono rientrata a casa era una furia. Ha cominciato a urlare che ero la solita stronza, la solita troia. E mi ha cominciato a lanciare tutto quello che aveva in mano. Mi ha preso a schiaffi e a pugni. E sono scappata. Questa notte ho dormito a casa di Anna. Però a volte penso che è colpa mia. Poi quando gli passa la rabbia, mi chiede scusa e dice che non lo farà più. Sì. Ce l'hai ancora quel biglietto che ti ho dato? Usalo. Telefona. Vattene da casa tua, riprendi in mano la tua vita. Non cambierà mai nulla. È più forte di loro. Non è colpa tua. Non è colpa tua. Se subisci violenza, non è colpa tua. Per anni anch'io ci ho creduto e ho sperato che cambiasse. Dicono che cambieranno, ma è più forte di loro, non ce la faranno mai. Ma un giorno poi cominciai a prendere coscienza, ma non cambia mai nulla. Ci ho iniziato a sperare. Se subisci violenza non è colpa tua. Vattene finché sei in tempo. Io non ce l'ho fatta. Quel giorno c'era tutta la sua famiglia. Pronto? Centro antiviolenza? Sì. Anche adesso? Il vostro numero me l'ha dato